Mister, ci eravamo sentiti in settimana, aveva detto l'importante sarà la prestazione. La prestazione c'è stata, è arrivato il risultato, meglio non si poteva fare. Sì, di meglio si poteva fare sicuramente, c'è sempre di meglio da fare, però in questi periodi è importante, insomma, portare a casa roba e quindi niente, grande, grande vittoria, grandi punti soprattutto che ci servono come il pane, quindi peccato averli preso con l'Arezzo, ma non perché sia l'Arezzo, perché forse se ne abbiamo persi troppi con squadre nostre dirette avversarie, questo è quello che mi dispiace di più. Qualche pareggino sicuramente eravamo in una posizione diversa e avevamo messo più a tiro le altre, insomma, invece c'è stata qualche sconfitta che non ci ha portato poi bene per il proseguo poi del campionato, quindi ogni partita è una finale, si sa, Una vediamo di chi queste è stata gioca. sicuramente quella persa in casa con l'Ostemare, che sarà il prossimo vostro avversario, se non sbaglio. Sì, assolutamente, bisogna preparare questa partita che è importantissima perché poi dopo abbiamo la Pianese e poi il Trestina, quindi abbiamo questi scontri diretti, soprattutto con avversarie che hanno qualcosa in più sulla carta, come tutte, ma mi sembra che sulla carta poi dopo conti poco, conta, questi ragazzi dimostrano ogni volta se vogliono, dimostrano di poter stare in questa categoria e io sono fiero e orgoglioso di loro perché hanno fatto qualcosa di straordinario. Tra l'altro oggi avete affrontato la prima classifica, ma comunque la differenza non si è vista. Sì, no, siamo stati bravi nel limitare i loro pregi, questo è quello che bisognava fare. Quindi ci siamo esaltati nel limitargli i pregi. È facile da un punto di vista emotivo preparare certe partite perché se non sono da preparare emotivamente, poi i ragazzi hanno, secondo me, interpretato benissimo tutto quello che sarà fatto, ma soprattutto hanno interpretato il fatto che c'è bisogno di giocarsela un po' con tutti, anche perché si è perso troppo terreno e quindi è giusto affrontarsi la viso aperto, poi se ci fanno gol, perché sono più bravi di noi è un bene, se prendiamo dei gol come c'è già successo in altre occasioni, allora poi diventa un problema. Oggi siamo stati bravi soprattutto nel ribaltare la situazione, ma soprattutto a gestire quell'1-1, perché l'1-1 è arrivato nel periodo peggiore, cioè a 2 minuti di recupero del secondo tempo abbiamo preso gol. Poteva ammazzarci perché già altre volte ci è successo, invece siamo stati bravi anche con Massimiliano Benucci a rimettere le cose in pari, ma sono orgoglioso e contento di tutti. Insomma, Lautaro che è rientrato, Sacconi che fa rigore, prende rigore e lo fa battere, insomma, tutte cose che rendono fieri, mi rendono fiero, ma non vado a casa, dormo forse un pochino di più stasera, ma siamo già a preparare Ostia sicuramente.